Si apre l'uscita Cardarelli della metropolitana di Napoli insieme con il nuovo stazionamento degli autobus. Dalla stazione dei Colli Aminei della linea 1, infatti, è stato aperto il sottopasso di collegamento con il complesso ospedaliero, un'opera che completa il nodo di interscambio Colli Aminei, dove è già attivo un parcheggio di 250 posti auto, cui si aggiunge ora lo stazionamento delle linee 143, 144, R4, 165, C38 e C76, di collegamento con il centro, con i Camaldoli e con la zona nord dell'area metropolitana. Ah, questo è importantissimo perché collega la metropolitana al Cardarelli, al più grande presidio ospedaliero della città, in tutta la zona nord ospedaliera, con le Aminei, un nuovo punto di partenza e di arrivo degli autobus, quindi un ulteriore tassello della nostra metropolitana. Tra qualche giorno, grazie alla nostra forte pressione, la metropolitana di Scampia, che non è del comune di Napoli, comincerà la riqualificazione e poi con ieri l'inizio dei lavori della riqualificazione della Riviera di Chiaia e il completamento della linea 6. Credo che Napoli in questo sia stata all'altezza della sfida, in sinergia con la regione, ma è la città di Napoli che ha dimostrato veramente credibilità, tempestività ed efficacia in questa grandissima opera infrastrutturale della nostra città.